Signore Gesù, ti preghiamo con tutto il cuore. Accogli la nostra preghiera, le nostre lodi, l'intercessione dei tuoi ministri. Infondi guarigione e salvezza a tutti noi malati nel corpo e nello spirito e a tutte le persone che ci sono care. Manda il tuo Santo Spirito per sanare le ferite. Rendi potente l'unzione dei tuoi presbiteri che agisce nel tuo nome santo, Signore Gesù. Noi portiamo davanti a te la nostra debolezza, le nostre colpe, il nostro peccato, perché tu possa lavare la nostra anima con il tuo preziosissimo sangue e permetterci di camminare con fede rinnovata verso l'abbraccio d'amore di Dio Padre Onnipotente. Amen. Dalla lettera di Giacomo. Chi tra di voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà. E se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. La lettera di Giacomo ci ricorda di invocare il Signore nel dolore e nella gioia. Ci ricorda che la malattia è parte della nostra condizione umana, ma Dio ci ha dato la Santa Chiesa per assisterci, per aiutarci, per salvarci, proprio nell'ora della prova, proprio quando tutto sembra perduto. Giacomo ci incoraggia a confessare i nostri peccati, perché non possiamo accostarci alla santità di Dio macchiati dalla nostra concupiscenza. Non possiamo salvarci da soli. Abbiamo bisogno dell'intercessione dei sacerdoti e della preghiera dei nostri fratelli per essere guariti. Preghiamo gli uni per gli altri in modo fervoroso, instancabile, e abbiamo fiducia in Dio che ci ama e non ci abbandonerà mai.